Come diceva Adriano, è molto difficile, Adriano Padua, trasferire, trasportare, diciamo così, traslare il discorso, il linguaggio del virus, quale che sia, che probabilmente non è neanche un linguaggio, è semplicemente la nostra interpretazione o sovrainterpretazione di una serie di fatti, ma è difficile che tale non sia, perché il linguaggio è chiaramente qualcosa che appartiene alla nostra identità. È come se ci si trovasse di fronte a una così, tentazione continua, diciamo, a parte i presenti, a come dire, reincarnare, incarnare continuamente il pericolo, la necessità quindi anche di difendersi dal pericolo, con una speciale modalità antivirale che in tanta parte della poesia italiana è una modalità, appunto, come diceva Rosaria, retorica, moralistica, piagnona, e comunque troppo sul pezzo in un momento in cui lo stesso sguardo delle altre discipline, che non sono la letteratura e la poesia, è uno sguardo, per ammissione un po' di tutti, quasi accecato. Questo non significa che bisogna abbandonarsi alla cecità, ma probabilmente bisogna iniziare a usare altri strumenti, o meglio ancora a interpretare i propri desideri che già configurano altri strumenti. E qui mi ricollego al discorso di Fabrizio Venerandi, nel senso che vorrei operare io qui un rovesciamento, una catastrofe. Come è successo a suo tempo per la nascita della fotografia, come è successo per la nascita del digitale, come succede normalmente. Come è successo recentemente per tutti gli strumenti che stiamo anche in questo momento utilizzando, non c'è forse un incremento tecnologico, una creazione di uno strumento che poi cambia il nostro modo di percepire le cose e quindi ci mette in condizione di affrontare meglio una serie di realtà. È il contrario, sono le esigenze socialmente già cambiate in un corpo che è vivo e che resiste ed esiste e resiste alle aggressioni esterne a creare i desideri, i codici, le necessità che poi vengono interpretate da un tecnico che organizza e sistema una realtà appunto tecnica che dà voce a queste esigenze. Quindi nel 1839 o a ridosso di quell'anno lì, una serie di persone, un po' in tutto il mondo, poi chiaramente quelli che ricordiamo e che si sono, diciamo, incisi nella storia sono Niepce e Daguerre. Tutti quanti stavano sperimentando qualcosa per fissare la luce su carta, per quindi disegnare la figura umana e la figura non umana sulla carta. Così in qualche maniera è successo anche probabilmente a ridosso della nascita del sistema internet, del sistema digitale. Così è successo per la nascita di Facebook, che era nato evidentemente con altri desideri, altre funzionalità, e poi è stato interpretato da qualcuno che ha creato un sistema che poi a sua volta ovviamente retroagito sui desideri e sull'identità delle persone. E così probabilmente succederà con la poesia, soltanto che non lo sappiamo ancora. E gli esperimenti che state facendo voi, che faremo, che secondo me si fanno già da molti anni, faccio soltanto un nome, Christian Boek, e poi non dirò altro perché il discorso sarebbe troppo complesso, e sono già come dire, la chiara esposizione del fatto che prima c'è una esigenza sociale e questa qua si trasforma in un codice. E poi questo codice, questa tecnologia, questo sistema retroagisce chiaramente sulle nostre percezioni, sulla nostra identità e ci permette di navigare in modo diverso da come abbiamo fatto fino adesso. E questa è forse anche appunto, come dire, una reazione antivirale appunto a ciò che ci circonda.